Durante i 3 giorni d'oscurità non avete fatto che gemere come bambini spaventati dalla notte. Mosè predisse il ritorno del sole dopo 3 giorni e ciò si è avverato. O Eccelso lascia partire il suo popolo, o l'Egitto sarà presto un deserto dalle cateratte sino al mare. Quali imposte ricaverai da raccolte distrutte e dal bestiame morto? È la paura che regge l'Egitto! Io. Noi non temiamo nessuna armata. Ma che possono le nostre anche spade contro gli alberi più robusti talvolta si piegano. Dopo quei giorni di tenebre, riesci a scorgere la luce, la messe? Libererai infine i miei fratelli. Sublime faraone, tu non puoi resistere al potere del suo dio. Io non conosco il suo dio. Non lascerò partire la sua gente. Cosa verrà? Che gli dai consigli del faraone? Per quanto tempo ancora rifiuterai di umiliarti davanti a Dio? Se tu attirerai un altro flagello su di noi, non sarà il tuo Dio a far rosseggiare di sangue il Nilo, ma sarò io. Come il padre di tuo padre imporporò di sangue le strade di Jetsen facendo sgozzare i nostri piccini. A metà della notte, l'angelo distruttore calerà su tutte le case dell'Egitto e ogni primogenito morirà, dal primogenito del faraone al primogenito di ogni suo servo. Non comparir più davanti a me, Mosè, poiché il giorno che rivedrai il mio volto sarà l'ultimo tuo giorno. E sia se così è scritto. Il Signore disse a Mosè e ad Aronne: ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello per casa, preso un po' del suo sangue. Lo porranno sui 2 stipiti e sull'architrave delle case, in cui lo dovranno mangiare. In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco. La mangeranno con azimi e con erbe amare. In quella notte io passerò per il paese d'Egitto e colpirò ogni primogenito nel paese d'Egitto, uomo o bestia. Così farò giustizia di tutti gli dei dell'Egitto. Il sangue sulle vostre case sarà il segno che voi siete dentro. Io vedrò il sangue e passerò oltre. Non vi sarà per voi flagello di sterminio. Ecco in qual modo lo mangerete: con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano. Lo mangerete in fretta. È la Pasqua del Signore. Perché tutta la gente ha paura? Perché questa notte è differente dalle altre? Perché questa notte il Dio nostro Signore ci libererà per sempre dalla schiavitù. Tu non dovrai temere il terrore della notte. Elena, non uscire! Se niente vi proibisce di veder passare il soffio della pestilenza, guardate, poiché essa è là. Non guardare, Eleazar. Chiudi la porta, Giosuè, e lascia passare la morte. No, 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 Dio! E neppur la pestilenza che avanza nelle tenebre. Ci risparmierà, Mosè, ci risparmierà. Così Dio ha promesso, Elisheba. Benedetto tu sia in eterno, Signore, che fai germogliare il grano dalla terra. Guardate! Sta passando sotto la porta! Ma fate le aperture! Impedite di entrare! Usciamo! Salviamoci! Non ci sarà fatto nessun male. E non una piaga ci toccherà.
Migliaia cadranno al tuo fianco. Perché mangiamo pane non lievitato ed erba amara? L'erba. L'erba ci rammenta l'amarezza della nostra schiavitù, Eleazar. Ma tu sarai risparmiato. E questo è il pane della fretta, che perpetuerà il ricordo di questa notte di generazione in generazione, per l'eternità. I comandanti dell'Egitto hanno paura della bruma notturna? Ovunque si ode il grido della morte. La maledizione si avvicina, guardate! Sono più di 30 anni che io mi batto, Eccelso. E fino ad ora non conoscevo la paura. Edus. I comandanti raggiungono i loro uomini. Allo spuntare dell'alba comincino ad agire. Lascia che gli ebrei partano. O sarà la fine dell'Egitto. Era tuo figlio? Il mio primogenito. Non c'è un filtro che agisca, non una forza. È il primogenito del faraone. La scienza è impotente di fronte a questa pestilenza.